Buongiorno a tutti. Oggi è sabato, io sono come al solito il dottor Max che vi parla dalla Tanzania. Va bene? Allora, dunque, oggi dedichiamo l'intervento alla lettura, diciamo così, di un report che io ho messo insieme per cercare di, insomma, di analizzare un pochino più in dettaglio quello che è il funzionamento delle nuove taglie cosiddette dell'azienda tedesca, no? Con la quale collaboriamo. Si dovrebbe unire anche il dottor Mark, non ci dovrebbero essere problemi. Comunque io intanto parto e vi leggerò questo piccolo report che io ho messo insieme, che è a disposizione naturalmente. Ora io non l'ho messo in rete questo, perché sono comunque, dobbiamo anche capire, insomma, informazioni riservate, no? Diciamo così, per noi addetti e per chi ci segue, ecco, non è che posso mettere in rete una cosa troppo riservata. Non sappiamo, per quello che mi riguarda, niente da nascondere. So che la concorrenza ci guarda, ci segue, mi fa molto piacere, così magari imparano anche qualche cosa. E però ecco, bisogna essere sempre essere bravi, va bene, ma c'è un limite, no, a tutto quello che dobbiamo, che possiamo fare in rete, anche perché poi alcune cose magari si dicono appunto a quattro occhi, è sempre meglio piuttosto che dirle a tutti così. Giambattista, buongiorno, e Giacomo, buongiorno. Allora, mi avvio adesso alla lettura. Oggi l'intervento avrà praticamente due parti, quello dedicato alla lettura dei programmi a taglie e quello dedicato all'argento, eh? Quindi poi dopo saranno domande, possibilmente domande e risposte. Va bene? Allora, leggo, inizio a leggere. Il documento si intitola Programmi a taglie con l'introduzione del rivoluzionario Switch Pilot o software di valorizzazione del metallo, come l'ho chiamato io, se magari qualcuno avesse difficoltà a pronunciare la parola in inglese. Va bene. In questo documento ti preciso gli aspetti principali dei nuovi programmi a taglie S3, M6, L12, XL24. Poi metto anche il link per la spiegazione completa di link. Questo link è il link sul quale trovate tutte le informazioni che Ovest fornisce, sarebbe quella che si chiama landing page, che è ben fatta, l'hanno fatta bene, non la conoscevo, invece devo dire che approfondendo le cose ci sono praticamente tutte le informazioni. Allora, continuo la lettura. I primi due, la S3 e la M6, sono praticamente dei piani di accumulo sul tipo dei precedenti Smart Business e Premium. Questi piani di accumulo e la Royal Class non esistono più e sono stati sostituiti dai nuovi. In effetti è possibile mantenere in vita una Royal Class, ma a conti fatti non è suggeribile farlo. Le condizioni sono cambiate nei costi di apertura conto e costi di deposito sono rimaste sostanzialmente le stesse da di vendere e comprare il metallo quando vuoi. In questo documento ci concentriamo sui programmi L12 e XL24 per acquisto di oro o argento rispettivamente da 20.000 euro a 100.000 e da 20.000 a 100.000, quindi da 20 a 100 per la linea di massima. Questo è quello che si suggerisce per chi vuol fare una L12 e per importi superiori naturalmente si consiglia la XL24. Va bene? Per utilizzare il nuovo rivoluzionario software chiamato Switch Pilot, che da me è risoprannominato, chiamiamolo SVM, oppure valorizzatore, semplicemente, o valorizzatore, dovrai avere in deposito un minimo di 20.000 euro in oro o in argento. E puoi decidere se preferisci puntare sull'oro o sull'argento, ma indipendentemente dall'incremento del valore intrinseco che il metallo può subire nel corso del tempo, la resa alla fine dell'anno dell'SVM sarà la stessa, per grosso modo la stessa.
L'SVM vale soltanto per i programmi L12 e XL24. Per i dettagli ne parliamo a voce, ma nel frattempo ti rimando ai nostri interventi sul canale di Telegram e su quello di YouTube. L'SVM è stato sviluppato considerando il rapporto tra il prezzo dell'oro e dell'argento, che in passato è stato anche 1 a 1 e in questo periodo è intorno a 1 a 80, 1 80. Va bene? Fatemi attivare Paul. Benissimo, Paul, benvenuto. Nel listino prezzi sulla sinistra vedi le voci prezzi sconti, eccetera, sino all'ultima costi di consegna. Di seguito analizzeremo i bonus per la restituzione del premio e per le spese mensili di deposito quando apri una L12 o una XL24. Semplificando, nella L12 l'S EVM entra in funzione una volta in automatico quando la ratio oro-argento esce o raggiunge i parametri predefiniti. Io vi ho legato anche le foto, andate a vedere le foto, così è un po' più facile capire. Come vedi nella foto sotto, la XL24 funziona con gli stessi criteri, ma l'SMV entra in funzione per 2 volte e questo per assicurare che la resa sia la più alta possibile. Va bene? Andiamo avanti. Taglia L12 con sconto 3%. Per aprire una L12 deve versare 1.400 euro, ovvero 1.200 di premio e 200 di acquisto metallo. Per la X24 lo sconto è il 6% e per aprirla deve versare 2.800, ovvero 2.400 di premio e 400 metallo. Taglia L12. Quando acquisti un totale di 12.000 euro in automatico, dal mese successivo parte il rimborso di 50 euro per i seguenti 12 mesi e recuperi i primi 600 euro. Per acquisti sino a 27.000 euro parte in automatico la restituzione di altri 50 euro. Automatico, al mese successivo parte il rimborso di 80 euro per i successivi 30 mesi, quindi 80 per 30 mesi 2.400. Con questa restituzione completa e 2.400 di premio. In effetti, nella landing page che vedi in prima pagina, per investire e non devi investire anche una L12 per il momento, va bene, andando 1.400 o una XL24 pagando 2.800 euro, ma se non compri metallo per un totale di 27 per la L12 o di 50 per la XL24 non avrai rimborso del bonus, però se compri 12.000 euro avrai rimborso di almeno 600. Sembra complicato, in realtà è piuttosto semplice. La seconda opzione è puoi aprire una L12 pagando 1.400, una XL pagando 2.800, comprando metalli per un totale di 27 per la L12 e 50 per la XL24. In questi casi avrai rimborso del bonus completo in 24 mesi per la L12 e in 30 mesi per la XL24. È un po' quello che avevo già spiegato prima, detto in altre maniere. Spese mensili di deposito. L'incremento del costo mensile di deposito è dovuto maggiori costi per l'introduzione dell'SVM. Questo è ampiamente giustificato
dal momento grammature sempre in guadagno, ma in perdita sui metalli e con rischio zero devono essere aggiornati per tutti i clienti ogni volta che il sistema entra in funzione. Gli incrementi della grammatura dei metalli assicurati dall'SVM, come vedrai a breve, sono sufficienti a coprire abbondantemente i costi di apertura per una L12 o XL24, oltre al pagamento per le spese mensili di deposito, cioè le spese mensili di deposito non si pagheranno più. Resa SVM, proiezione di Ovesta. Nella proiezione che vi di sotto, in 33 mesi si è osservato, grazie all'SVM, un incremento di 32 grammi, 32,25 grammi di oro per un valore complessivo di più 70% e 70,64%. Ora, se si divide 70,64 per 33 e si moltiplica per 12, si ottiene conclusione. Grazie all'SVM, la resa è stata equivalente e senza rischi in 12 mesi al 25,45%. Insomma, una vera magia. Qui devo dire una cosa, precisare una cosa che è logica, non l'ho voluta inserire perché è un disclaimer che è inutile. Questo interesse non è in nessun modo collegato alla borsa, perché noi non diamo nessuna consulenza finanziaria. L'oro è considerato un prodotto non finanziario. Questo extra grammatura è frutto del lavoro del software che lavora sul rapporto oro-argento-argento-oro. Resa del sistema di valorizzazione del metallo. In questa tabella puoi vedere in dettaglio i numeri discussi sopra. In alto si considerano diversi tipi di investimento, 25.500 che vi ho comunque allegato, va bene? E che poi troverete nel report. Nell'ultima riga, alla voce euro, vedi che con un deposito metalli di 25.000 euro l'incremento del mese è stato di circa 542 euro per 50.000 euro di 1.085 euro, per 100.000 euro di 2.170 euro. Questo significa che per i clienti Royal Class e per coloro che hanno concluso un piano di accumulo bonus o premio che fosse, ma in questo momento non hanno cash da reinvestire, è sempre conveniente passare a una L12 o una L24, dal momento che in pochi mesi recupereranno tutto il premio. Per i clienti che hanno sottoscritto una Smart non ci sono problemi, perché questa non prevede rimborso premio, quindi possono passare a una taglia SML quando vogliono. Allora, esempio 1. Doppio intervento dell'SVM in una XL. Io mi scuso, questi screenshot me li hanno mandati per il momento in tedesco, ci stiamo lavorando un attimo, però quello che dico in italiano nei numeri è corretto. Quando il 19.124 la ratio oro-argento è andata oltre gli 88, l'SVM è entrata in funzione automaticamente vendendo oro e acquistando argento. E si è riattivato automaticamente il 17.524. Quando la ratio argento-oro è scesa sotto i 79, vendendo argento e acquistando oro, con 3.221 grammi di oro in deposito, incremento è stato di circa 5,9% grazie all'SVM. Il cliente ha guadagnato 190 grammi d'oro. Vediamo una proiezione adesso anche dell'L1, esempio 2, due interventi dell'SVM in una L. Va bene? In questo caso la grammatura, eccola qua, qui c'è stato un incremento sostanzialmente equivalente a quello che abbiamo visto prima. In questo caso, ovviamente, il sistema non apre e chiude come fa con la XL, ma apre e poi praticamente si riapre la volta successiva, quando interviene la volta successiva. Consulenza sull'oro gratuita. E di sotto ci sono ovviamente le mie informazioni. Ecco, mi fermerei qua. Se avete domande, sono a disposizione. Non so cosa è successo a volte, non lo vedo.
non sia successo niente di grave. Domande o commenti? Tutto chiaro? Ecco, se è tutto chiaro, io adesso passerei alla lettura dell'argento, sono proprio due paginettine, cosa abbastanza semplice. Poi se volete vi do i documenti, ci sono anche i riferimenti, ovviamente da dove li ho ricavati, insomma, va bene. Okay? Allora, l'argento che era uno dei metalli più importanti nell'alchimia. Mentre l'oro veniva spesso definito la grande opera, la produzione dell'argento veniva spesso chiamata l'opera minore, opus minor, ed era spesso associata alla luna. Nell'alfabeto dell'alchimia, l'argento era spesso associato alla mezzaluna e l'oro al sole. Da un punto di vista simbolico, gli antichi alchimisti associavano spesso l'argento alla saggezza e all'intuizione, ed era spesso associato alla femminilità, cosa che si ritrova spesso nella mitologia. Una delle parti principali dell'alchimia era la conversione dei metalli ignobili in metalli nobili, e quindi ci sono anche alcuni esperimenti, come ad esempio si potrebbe produrre argento con l'aiuto del piombo. L'argento ha la proprietà di ossidarsi velocemente e ovviamente gli alchimisti dovevano tenere conto della scelta dei metalli, probabilmente i metalli peltro e mercurio potrebbero essere di particolare interesse per gli esperimenti. Dal punto di vista puramente tecnico, è ovviamente possibile rivestire i metalli con una soluzione contenente argento, inserendola nella soluzione e quindi probabilmente inserendolo nella soluzione. Quindi probabilmente nella storia ci sono state segnalazioni documentate in modo errato da produrre argento puro, ma produrre argento puro è molto più difficile. Ci furono anche alcuni tentativi di convertire l'argento in oro, in cui era presumibilmente possibile, con l'aiuto di una tintura, chiamata elisir bianco. L'argento è molto interessante anche per la produzione di essenze liquide, e già il noto alchimista Paracelso apprezzava moltissimo l'effetto antinfiammatorio di questo metallo. Allora, adesso da Wikipedia ho ricavato queste ulteriori informazioni. Dice: i tre numeri primi. Secondo Paracelso, i tre metalli primi, chiamati anche tria prima, sono zolfo, che rappresenta l'anima, è il principio della combustione. Mercurio rappresenta lo spirito, il principio della fusione e volatilità. Il sale rappresenta il corpo ed è il principio della non combustione e della non volatilità. Poi accanto a questi, diciamo, zolfo, mercurio e sale, ogni elemento, diciamo così, ha un simbolo, e sono bellissimi questi simboli, qui ce ne sono tantissimi, in parte non li conoscevo nemmeno perché qui si parla di simbologia, è molto importante conoscere questi simboli perché anche questi rappresentano proprio la base della simbologia. Sette metalli planetari. Allora, il piombo corrisponde a Saturno, lo stagno corrisponde a Giove, il ferro corrisponde a Marte, l'oro corrisponde ovviamente al Sole, il rame corrisponde a Venere, Mercurio corrisponde a Mercurio, e l'argento corrisponde alla luna, alla semiluna. La semiluna, che poi è il simbolo, sapete, è anche il simbolo in parte del Vaticano e dei musulmani, no? Sapete? I geologi stimano che ci siano circa 19 onze d'argento per ogni onza d'oro nella crosta terrestre. Sul sito di Avesta c'è scritto: la quantità totale ancora da estrarre viene stimata, l'argento stimata intorno ai 510.000 tonnellate, quindi c'è molto, molto più argento disponibile dell'oro. È interessante notare che il rapporto argento-oro nell'antico Egitto era 1 a 1. Infatti, a differenza dei greci, l'Egitto non aveva miniere d'argento e doveva importarlo per la produzione delle monete.
Ciò lo rendeva molto costoso per il suo uso. Una parte dell'argento veniva utilizzata per le monete fino al tempo di Cleopatra e della conquista romana. Le monete d'argento erano state tuttavia degradate al 33% di purezza nei primi anni dopo Cristo. Nel 1792, negli Stati Uniti, il rapporto prezzo oro-argento fu fissato per legge 15 a 1. In Francia, questo rapporto era simile, nel 1803 fu portato a 15,5 a 2. Cosa c'è in serbo per l'argento? Qui si parla un pochino adesso della proiezione del 2024. No, in serbo nell'argento del 2024 si prevede che la domanda globale di argento raggiungerà 1,2 miliardi di once nel 2024, il che segnerebbe il secondo livello più alto mai registrato. Queste sono fonti della Silver Institute. Pensiamo che la gente avrà un anno fantastico, soprattutto in termini di domanda, ha detto Michael Di Rienzo alla CNBC, che è il direttore esecutivo della Silver Institute, dal quale io poi ho scaricato anche survey, cioè lo studio che hanno fatto per il 2024, che è a disposizione. Sì, quindi c'è quello dell'oro, volendo, e anche quello dell'argento per chi vuole ulteriori informazioni. Naturalmente sono in inglese. Allora, vediamo un pochino. In che cosa è utilizzato l'argento? No, perché quando si deve fare poi anche un investimento in argento, bisogna vedere se il trend appunto è positivo. Sembrerebbe di sì. Veicoli elettrici, si prevede che l'industria automobilistica richiederà più di 90 milioni di once di argento entro il 2025. Nel fotovoltaico, energia solare LED nel 2023, il settore fotovoltaico ha utilizzato circa 19 milioni di once di argento, spinto dall'espansione delle infrastrutture dei pannelli solari in tutto il mondo. Nella fotografia, come sapete, probabilmente è molto, utilizzata moltissimo, purificazione dell'acqua, nei condizionatori, nell'inchiostro conduttivo e ovviamente gioielli, argenteria e altre cose, diciamo, di bellezza, va bene? Oggettistiche, eccetera. Abbiamo quasi finito. Esiste ora una domanda in crescita piuttosto evidente di argento nel settore industriale e che è in costante aumento nel 22 la domanda globale di argento ha raggiunto il livello record di 1,24. Di once con un aumento del 18% riguardo all'anno precedente. Questo aumento della domanda ha creato un significativo deficit dell'offerta, con un deficit di 237 milioni di once nel 2022. Si prevede che l'uso industriale dell'argento continuerà a crescere nei prossimi anni, principalmente guidato dagli investimenti in energie rinnovabili, elettronica di consumo, stimano, ecco, che il valore assoluto aumenterà. Io non mi meraviglierei, la butto là, se in 2 anni guadagnasse almeno il 50%. E perché vi dico queste cose? Vi dico queste cose qui perché io ne ho già parlato 2 anni fa. Che con l'idea che i BRICS vogliono ritornare al gold standard, stanno comprando grosse quantità di oro, abbiamo visto, no? Che i grossi acquisti che hanno fatto Russia e Cina, ma non soltanto, tutto l'Oriente, anche l'India sta investendo in oro. Ma loro sanno già bene che l'oro non sarà sufficiente a coprire un'eventuale moneta digitale garantita dall'oro, non è sufficiente, da dovrebbero ritornare a quello che ho chiamato mineral standards, cioè ci sarà l'argento, ci sarà il rame, ci sarà il litio, cioè ci saranno tutte queste parti chiamate volgarmente, certamente commodity, che dovranno sostenere e garantire tutta questa enorme produzione di moneta digitale,
perché la moneta fiat, cioè la moneta di carta di oggi, piano piano sparirà. E quindi io prevedo che ci saranno tutti i metalli, cioè da un lato il prezzo del metallo dovrebbe tendenzialmente aumentare, perché ci sarà maggiore richiesta e quindi ci sarà posso dire, una maggiore richiesta per far funzionare le macchine, no? Un po' tutte le macchine, la tecnologia del futuro, i robot, queste cose qui, sono fatti di metalli, quindi naturalmente telefoni e telefonia anche nel settore militare, insomma, non ne potranno, ormai sanno che non ne potranno fare a meno. Quindi il trend è positivo per tutti i metalli. Poi c'è anche questa storia dei BRICS, non vedo come un investimento in metallo, oggi soprattutto in argento, oro, argento principali, possa essere un investimento che non dà un certo tipo di risultato. Poi Patrick mi chiedeva, diceva no, insomma, l'oro. C'è tutta la cosa esoterica della transustanziazione che te hai spiegato. Sì, benissimo, io ho spiegato questo qui dell'oro perché questa famosa bolla parlava di oro, ma non è che l'argento, anche per l'intervento, no, che abbiamo visto per l'utilizzo nel settore alchemico, abbia meno valore. Assolutamente, anch'esso ha un enorme valore spirituale, non è a livello ovviamente dell'oro, non lo può essere, però. Siccome la simbologia ci deve guidare, no, in questa cosa qui, vi faccio notare una cosa vera della storia. E se voi guardate le pitture antiche, quelle veramente antiche, sia che siano di fonte, diciamo così, esoterico-iniziatica, sia che siano rappresentazione di pittori, la dimensione del sole è equivalente a quella della Luna. Ora, se la Luna fosse stata meno importante, l'avrebbero fatta più piccolina, perché anche ora noi ci pensiamo, diciamo, nell'astrologia moderna, si pensa che il Sole sia enorme, sia una distanza infinita e la Luna sia vicina e sia comunque sempre più piccolina del Sole. No. No, io vi invito a fare questo esperimento di cui mi sono reso conto lo scorso anno. Allora, voi provate a guardare il sole, no, 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 attenzione, non guardare il sole direttamente così, sennò vi rovinate la vista. Quando il sole è filtrato dalle nuvole, cioè sapete le nuvole, quelle, le nuvole che passano davanti al sole, che però lo puoi vedere di dietro, è esattamente come la Luna. Ha la stessa dimensione in linea di massima della Luna. Ecco, quindi forse c'è una ragione per la quale quindi i pittori antichi li rappresentavano della stessa dimensione, perché la dimensione gli dà l'importanza. Ecco, quando si devono leggere i simboli, cioè la lettura dei simboli deve essere letta con a mente aperta. E quando si vede. Una luna che è sistematicamente disegnata con lo stesso valore, con la stessa valenza, lo stesso peso, lo stesso ingombro, usate la parola che volete, dell'oro, ci si deve chiedere: ma come mai? Come mai questi pittori qui, che erano quasi tutti iniziati, lo sapete, venivano tutti dalle scuole di arte e mestieri, tutti gli scultori principali, i pittori principali, quasi tutti, tutti, tutti. Per carpire i segreti e le tecniche, non li davano mica a tutti. Le tecniche di un masaccio, le tecniche, scegliete voi, i pittori, i primi 20-30 pittori, che poi o scultori o ingegneri, che sono poi diventati famosi, non sono mica diventati famosi a caso. Certo che erano dei fuori classe, averne adesso. Adesso non esistono più questi soggetti qui, esistono in altri settori solo per intrattenerci. Grazie a Dio che c'è stato il Rinascimento in Inghilterra e in Italia in quel periodo lì, che ancora abbiamo tutto questo patrimonio, no? Immaginate tutto quello che hanno creato. Adesso non si crea, ma si crea con criteri completamente diversi. Ecco, quindi questo ho parlato volentieri del discorso dell'oro, collegandolo anche appunto a un certo discorso di simbologia. In conclusione,
posso dire che, ripeto, coloro che hanno già oro e vogliono comprare qualche cosa, suggerirei di investire almeno 20.000 in argento, perché è un ottimo investimento, come abbiamo visto, e 20.000 è il tot minimo, no, che il valorizzatore richiede per funzionare. Quindi hanno la possibilità di investire in oro e di investire in argento. In questo caso hanno la doppia possibilità. O se no, va bene, hanno la possibilità di investire in oro. Se hanno soltanto oro e vogliono puntare sull'oro, va bene lo stesso. Però poi non mi venite a dire che l'oro è troppo caro. L'oro, io 3 anni fa, 4 anni fa, ho detto che poteva andare oltre 70 e anche 75. Sono stato l'unico e il primo in Italia a dirvelo. Adesso che cosa possiamo fare? L'unica cosa, sperare. L'oro ha perso 2.000 euro. Da 77 è andata a 75, un investimento anche fatto a 75, a mio avviso anche nell'oro, è un ottimo investimento. Non c'è da preoccuparci. Perché poi queste operazioni noi le facciamo non soltanto dal punto di vista dell'investimento in sé, lo facciamo perché abbiamo un sacco di soldi, che non magari un sacco, un po' di soldi investiti di qui e di là. Abbiamo paura del grande reset e li vogliamo mettere al sicuro, cioè non dobbiamo assolutamente perdere di vista questa, che secondo me è la priorità che ci dovrebbe aver guidato tutti, no? Nel nostro investimento, sia che l'abbiamo fatto, sia che non l'abbiamo fatto. Non dobbiamo perdere di vista questa cosa. Va bene, domande su quello che ho appena detto? Ritornerò sul discorso dell'oro, se scopo dell'argento, se scopo delle cose interessanti, magari. Più avanti, vi ho già detto tanto, insomma, l'assunto è già qui. Tutto Tutto chiaro. grazie, padre, ti ringrazio. Bene, anzi, ti ringrazio a te di avermi dato lo spunto, perché sennò magari non avrei parlato. Quindi, come vedi. Benissimo, allora, la procedura d'ora in poi è la seguente. Come vedete, Walter ha dei problemi familiari, e purtroppo ho parlato anche ieri, ieri l'altro, tutto tranquillo, diciamo così, però non è molto disponibile. Allora, coloro che hanno clienti nuovi, diciamo così, me ne occupo io per il momento, li seguo io, ormai ho preso un po' di pratica dalla A alla Z, non ci sono problemi. E alcuni clienti esistenti invece possono essere assegnati a Walter compatibilmente con il tempo che ha a disposizione. Se qualcuno appunto ascolta questo mio intervento e vuole chiudere subito, mi può contattare e parliamo con Walter, non c'è nessun tipo di problema. E non c'è fretta, però tenete presente una cosa: non c'è fretta, però insomma, ragionando sui numeri, se non facciamo niente perdiamo soldi, eh? Sia che siano già investiti in un Royal Class, o in un piano di accumulo. Coloro che hanno piani di accumulo mi contattino, perché c'è da fare un lavoro analitico, vedere per bene a che punto sono, perché anche in quel caso lì c'era la possibilità di recuperare gradualmente, facendo piccoli investimenti, depositi mensili, acquisti mensili, il premio laggio, che era comunque una cifra importante. Quindi, se uno ha finito la premium, ha finito la business, anzi business non ne abbiamo. Abbiamo smart e premium, cosa curiosa. Ed è arrivato, mi sembra, fosse a 40.000, vale la pena chiuderlo ed aprire una L, anzi 40.000 si può andare subito per una XL. Non c'è nessun obbligo di fare una XL, se non avete le possibilità, partiamo con una L, che va bene lo stesso. L'importante è partire. Perché se domani l'altro entra in funzione il valorizzatore e voi avete oltre 30-35 mila euro sul conto, perdete subito soldi, un sacco di soldi. Ecco, io ve lo dico, fino a 1.000 euro, se non di più, per una cifra del genere. Quindi vale la pena fare, diciamo così, il sacrificio. Seguiamo tutta la procedura di apertura del conto. A quel punto, poi dopo, quando avete pagato, l'azienda vi manda la notifica per attivare il valorizzatore, il switch pilot. Benissimo, in questo momento facciamo soltanto dei brevissimi aggiustamenti
sul range, diciamo così, sul range che vogliamo utilizzare, ma lo lasciamo in automatico. Questo almeno mio suggerimento sino a fine anno. Dopodiché, a fine anno, man mano che passa il tempo, anch'io con un altro amico che è già sottoscritto, la prossima settimana vedrò il discorso del manuale, lo vediamo un pochino più nel dettaglio, eccetera. Quando sono assolutamente certo di aver capito il funzionamento, allora poi dopo valuteremo magari se passare al manuale. Perché io mi devo prendere in un certo senso la responsabilità di coloro che in questo caso danno fiducia, perché nella realtà date fiducia a Vesta, ma siccome Vesta non parla con voi, dovete poi parlare con noi e quindi date fiducia a noi. Va bene? Ho un documento molto importante, soprattutto per coloro che hanno il dubbio a questo oro esiste, non esiste, di qui, di là, di su, di giù, oltre alla documentazione che potete ricavare dal sito dell'azienda su tutti i codici, no? Delle varie grammature che compriamo man mano. E che ci stanno già lavorando. Ho specificamente richiesto ad Ovesta di depositare il nostro oro, il vostro oro, direttamente nella BRICS, possibilmente nella BRICS e a Zurigo. Naturalmente mi hanno fatto un sacco di questioni perché Zurigo o la City di Londra, ho detto. Comunque mi hanno detto va bene perché ci stiamo già lavorando. Quindi in futuro sarà anche possibile esprimere dove si vuole tenere e con quale compagnia si vuole tenere il metallo. Vi dicevo, ho scoperto anche un documento che comprova della Brinks, che comprova l'effettivo nostro deposito, cioè del nostro metallo deposito presso la Brinks. Quindi c'è un doppio documento che certifica l'effettiva esistenza del metallo per coloro che ne avessero così lo scrupolo e a disposizione. Lo mando soltanto, questo non lo posso postare, lo mando soltanto a richiesta, lo distribuisco a richiesta. Va bene? Poi una considerazione molto generale. Noi cerchiamo di fare e il nostro lavoro con lo scrupolo maggiore possibile e quindi è stato mio dovere nel momento in cui sono usciti questi dettagli di comunicare a tutti e tutti gli amici perché per me siete più amici che clienti perché io non vendo niente, io vi dico delle cose e eventualmente mi presento come consulente, lo sapete. A tutti ho dovuto comunicare questa cosa, però purtroppo non molti, però alcuni non mi hanno nemmeno risposto. Ora io mi chiedo che senso ha, sarò breve, non prendetelo come critica, che senso ha investire comunque 25, 30, anche 50 mila euro presso un'azienda che non parla con voi, perché ci siamo noi, l'azienda vuole, credo giustamente, che tutte le comunicazioni siano fatte con noi, però diventano matti anche loro, Germania. E poi dopo non rispondere. Non, ci sono dei soggetti che io per correttezza li mando sempre, non rispondono mai. Mai. Ora fate quello che volete, per carità di Dio. Noi siamo qua. La comunicazione che dovevamo mandarvi, diciamo così, dal punto di vista di correttezza e professionale, noi il nostro l'abbiamo fatto a questo punto. La prossima volta a voi, diciamo, la palla passa a voi, se sentite, per chi soprattutto ascolta questa in registrato. Poi, ultimamente, io non so cosa è successo, io cerco di mantenere sempre una certa correttezza. Due cose. La prima è che sono stato contattato da un sacco di persone. Questi qui che ti contattano, ciao Massimo, come stai? Ecco, sicuramente ti vogliono vendere qualche cosa. Quindi, se mi volete mandare un messaggio, scrivetemi un messaggio vero, perché io se no vi blocco subito. Poi non è un problema, magari mi scrivete, però no, non è che io lo faccia perché voglio essere rude, però sono abbastanza, io non rompo le scatole a nessuno. E mi dà abbastanza noia quando su Telegram questi qui che ti vogliono
vendere Bitcoin o altre cose e ti contattano così, per diventare amici, no? E poi ti vogliono vendere il piano finanziario, ti vogliono vendere, questi sono scams, si chiamerebbero, e non sono cose, sono solicitor, si dice, e non sono cose nemmeno professionali, nemmeno perché un discorso è mandare una comunicazione come se fosse una notifica a coloro che si sono registrati. Questo Telegram a me non lo permette, a me non lo permette perché potrebbe, è una cosa logica per me a un certo punto mandare una notifica, dovreste riceverla automaticamente. Molti tante volte mi dicono che non la ricevono. Quando io provo a mandare magari 10, 12, 15 comunicazioni e Telegram mi blocca. Mi blocca perché qualcuno mi segnala, io non capisco, ma cosa vi iscrivete a fare al canale se poi dopo mi dovete segnalare a te? Lascialo perdere. E quindi io blocco immediatamente tutti quei messaggi che poi li metto negli spam e finisce su. Poi ultimamente è successo un episodio che io, un episodio che in sé non ha, potrebbe sembrare così, che però per me ha un grande valore. Un ragazzo che ha comprato il CTZ, ora poi vediamo quello che succede. Ecco il CTZ a fine mese, vedremo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, quello che deciderà di fare. Che col quale sono in contatto cordialmente, è intervenuto anche in diretta e vuole venire a trovarmi qua. Cioè, una persona che ha le sue idee, lui vende sti Bitcoin. Che cosa ha fatto questo furbacchione? Anziché chiedere a me informazioni su come funziona tutto il sistema, si è registrato con la landing page e è andato lì, ha preso i numeri così a caso all'interno della landing page e poi ha cercato di sputtanare questa. Ecco, queste cose mi mandano in bestia. Io le ho risposto dicendo, guarda, correggi assolutamente quello che fai con me, se no te qua in Tanzania con me non ci vieni. Perché io qua non porto mica gente così. Ma che faccio? Questo è uno sicuramente che mi creerà dei problemi. Ecco, quindi, però sono cose che mi anche professionalmente parlando, ma che senso ha fare una cosa così? Eppure lo fanno. E c'è soprattutto su Telegram molti ragazzi giovani che fanno soltanto un sacco di confusione e basta. Chiediamole le cose se non le sappiamo, anziché fare commenti stupidi o dire delle cose che su internet c'è tutto oggi. Trovate uno che mastica minimamente l'inglese e lo trova su internet. Chiedetemelo a me. Io piuttosto di fare confusione, mi chiedete la cosa a me, sia che si tratti di una news che circola in rete, sia che si tratti di una ricerca che dovete fare. Mi seguite un attimino, vi conosco, Paul, non ci conosciamo, Paul, mi puoi contattare e dire, guarda, vorrei sapere questa cosa così, 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 così. E io per quello che posso, ve la dico e vi dico la verità. Non è che vi sto a girare intorno e a fare commenti stupidi. Ecco. Io questi, ora che mi chiamerà, siccome si chiama Bitcoin, ora io d'ora in poi li richiamerò, li ho risoprannominati biscottari. Siccome ci sono i Bitcoin, ci sono anche i biscottari. Li chiamiamo così. Benissimo, allora avete domande? Altrimenti oggi abbiamo fatto, credo, un intervento anche insomma, completo di quello di cui si doveva parlare. Siamo ai 50 minuti, un pochino meno, forse abbiamo fatto 40 minuti. Comunque vi ho già detto tante cose. Avete domande o commenti? Ovviamente tutta la documentazione che vi ho letto è a disposizione, se la volete. Questa, quella passata, quella, tutta a disposizione. Perché le cose vanno approfondite. Prego, chi è che voleva intervenire? No, no, volevo dire che era tutto chiaro. Bene, Patrick, allora ci sentiamo, dai, su. Dai. Va bene? Sì, sì. Quando parti te? Parto mercoledì notte, verso mezzanotte. Vedi? Vedi? Ci vuole un po' di tempo a fare tutto, eh? No, no, Vabbè, adesso comunque, mi attivo questo weekend. a tua discrezione. Tua discrezione, va bene? Va bene. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Domande?
commenti? Non sottovalutate l'importanza della simbologia. Io sono l'unico in Italia che vi dice queste cose qui, perché questo è stato patrimonio dei grandi iniziati fino adesso. Adesso il mondo sta cambiando, approfittiamone. L'importante è farlo con rispetto e in maniera professionale. Allora ce lo fanno fare, se no ci bloccano subito. Perché giustamente parliamo di codici che sono riservati e sono di proprietà loro in un certo senso, adesso circolano in rete, e utilizziamoli, capiremo molte cose di più. A margine, non ve l'ho detto, non a caso, Patrick, la gente è stato selezionato dai padri fondatori americani, tutti iniziati. Non lo so se Washington, ci dicono che alcuni dicono di sì, alcuni dicono di no. Per me era iniziato anche lui. Tutti iniziati sono seduti al tavolino e hanno scelto la gente anziché loro. C'è stata sicuramente una ragione pratica, evidentemente, no? Chiaro, è più facile gestire la gente con monetine piccoline piuttosto che loro. Però non l'avrebbero assolutamente selezionato se anch'esso non avesse il background che ha. Perché loro le cose a caso non le fanno mai. Se l'hanno scelto, vuol dire che c'erano i requisiti per farlo. Allora, gli appuntamenti. Ciao Lucia, buongiorno, scusa, non ti ho salutato. Se hai un attimo, Lucia, vorrei parlarti un attimino di una cosa. Ti ho mandato un messaggio, ma anche qui non c'è fretta, non voglio disturbare nessuno. Va bene così. Prossimo appuntamento, ritorniamo lunedì su Fuga dal Pentolone. Dopo la volta scorsa c'è stato un malinteso, diciamo così, con Flavio. Non fa niente. E mercoledì ritorneremo, rileggeremo qualcosa di tutte le cose che sto leggendo adesso. Io sto scaricando 3 o 4 libri al giorno. Perché mi metto a leggere un libro, giustamente all'interno del libro ci sono delle referenze su libri pubblicati nel 1750, ieri ho scaricato 2 libri in francese di un personaggio molto 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 importante. Io il francese un po' lo capisco, non lo capisco. Alcune cose si possono, Google ci dà una mano nella traduzione, tante volte questi libri sono, c'è cioè, una sicurezza e quindi non si possono copiare. Va bene, e ogni volta leggo questi libri e ci sono delle referenze importanti, quindi io scarico tutti questi libri, ci do un'occhiata veloce e adesso mi sto concentrando su un argomento molto particolare e sempre con il rispetto dovuto ne parlerò, ecco questo è il filone che sto portando avanti il mercoledì, quindi il mercoledì diventerà anche un appuntamento per approfondire, diciamo, tutto ciò che riguarda quello che ha portato alla creazione di Destinazione Tanzania, quindi il piano B e quindi il nuovo ordine mondiale, che tutto è venuto fuori in un certo senso dal lavoro che ho fatto sulla trilogia, no? Dalla trilogia. Tutto quello che vi dico adesso, che vi ho detto negli ultimi 3 o 4 anni, la gran parte viene fuori da quel lavoro lì. Va bene? Io, avete altre domande, commenti? Se no, chiudiamo qua oggi. Sono contento che ha tenuto la linea, che questo è il vero dramma. Spero di risolvere anche questa cosa qui, che mi limita molto, non posso fare più video. Difficile lavorare così. Comunque andiamo avanti, eh? Come dice Patrick, never give up. Se non avete domande, approfitto per ringraziarvi e vi auguro un buon fine settimana. Ciao a tutti. Ciao. Ciao Max. Grazie, ciao Max. Grazie a voi. Ciao, 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 ciao.